corso di guida responsabile che nasce in America e arriva in Europa per insegnare ai ragazzi un comportamento corretto. Distrazione, poca attenzione alla segnaletica e velocità sono le tre maggiori cause di incidenti e i motivi per cui da diversi anni Ford continua a promuovere il Driving Skills for Life, un progetto gratuito per i neopatentati affinché si possano correggere i vizi al volante e limitare le distrazioni. Superare l'esame della patente è un rito di passaggio importante, ma spesso non sufficiente a garantire che un guidatore sia anche un automobilista responsabile. Dall'alcol al cellulare, dal volume troppo alto della radio al cibo sgranocchiato nel tragitto, i giovani, ma in realtà anche i meno giovani, si distraggono ritrovandosi a sfiorare il peggio, spesso senza neanche accorgersene. Ecco dunque un programma che non ha solo lezioni teoriche. I ragazzi possono cimentarsi su un circuito protetto dove riconoscere i pericoli alla guida può fargli modificare le proprie abitudini. Un investimento significativo per la casa americana, 2,3 milioni di euro, che mette la tecnologia al servizio della sicurezza. Il 50% delle vetture Ford vendute nel 2013 hanno il SYNC, questo sistema Bluetooth a comando vocale voluto attraverso il quale puoi chiedere al telefono qualsiasi cosa, di telefonare, di leggere l'SMS, di far partire l'applicazione dello smartphone o di chiedere la tua musica preferita solo con la voce. L'obiettivo è avere le mani sempre sul volante, gli occhi davanti alla strada per minimizzare i rischi della sicurezza.